40 anni fa, in questa valle, io lavoravo a terra con mio padre. Oggi ci sono due aziende, Elettrico Tante e Bema, che occupano più di 800 persone e 13 filiali nel mondo. Siamo riconosciuti a livello mondiale tra le aziende leader per integrare i processi produttivi. Negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento di volume di affari, quindi di fatturato, medio del 20-30% annuo. Vuol dire che tutti gli anni investiamo in modo importante in acquisizione di nuove risorse, di nuovo personale e nella formazione. Stiamo parlando mediamente di 100 nuove assunzioni ogni anno. Dal punto di vista tecnico bisogna assolutamente cercare di essere aggiornati, di essere aperti a tutto quello che la tecnologia del mercato offre per essere pronti a portare nelle aziende nuove idee. Cos'è ITS Maker? Io uso tre concetti, tre esperienze che mi hanno colpito e mi hanno emozionato. Abbiamo avuto un ragazzo, figlio di un imprenditore torinese, che decide di venire a studiare in Emilia perché aveva scoperto e sentito dire dai suoi colleghi che la formazione in ITS Maker era a un livello superiore magari a istituti equivalenti del loro territorio. Il secondo elemento che voglio portare è che la nostra qualità tutto sommato è riconosciuta non solo da delle voci, ma da degli strumenti messi in campo da Indire. Indire è una società del Ministero della Pubblica Istruzione. Noi, da quando siamo partiti, cioè dal 2013 sono usciti i primi ragazzi ad oggi, tutti i nostri corsi sono andati in premialità. Proprio rappresenta la qualità del lavoro che abbiamo saputo mettere insieme grazie al grande contributo delle nostre aziende, dei nostri formatori. Quest'anno, appena passato, sto parlando del 2019, 26 ragazzi si sono fatti una bella esperienza ad Oxford e altri 13 ragazzi hanno avuto opportunità di lavoro all'estero grazie agli stage che le aziende gli hanno offerto. Ho iniziato a lavorare in Bema in officina, cablando il bordo macchina, i nostri macchinari. Dopo un periodo di circa 4-5 mesi sono salito in ufficio a fare il progettista elettrico. L'obiettivo è quello di diventare un collaudatore autonomo e soprattutto ogni tanto qualche avviamento in cantiere delle macchine che vengono collaudate all'interno. E collaudare una macchina significa di certo avere un'ampia visione di tutti i componenti e delle cose che la compongono per cercare di configurarle al meglio, farle andare al massimo delle potenzialità. Una cosa molto importante è aver avuto le basi tramite l'ITS di sapere su cosa sto lavorando, un minimo di base a partire dall'elettronica alla pneumatica, anche alla programmazione PLC, soprattutto anche ai materiali per esempio. Mi occupo principalmente dell'installazione meccanica ed elettrica e degli impianti presso i clienti e del successivo avviamento. Ci sono vari aspetti che sono utili. Per me il più utile è stato gli stage di 2 anni, dove entri a contatto diretto con il mondo del lavoro. E per uno come me, che non aveva mai lavorato in una ditta, era il primo lavoro, è stata un'esperienza molto importante. E sicuramente un altro aspetto molto importante è stato le materie strettamente tecniche insegnate da dei docenti che lavorano nelle aziende in cui noi ragazzi andiamo a fare gli stage. E soprattutto la lingua inglese, che parlo per me nel mio lavoro, è molto importante in quanto vado a installare gli impianti e ad avviarli in vari paesi in cui l'inglese è obbligatorio che tu lo sappia. Penso di aver trovato il lavoro giusto che fa per me, perché mi piace molto girare, soprattutto i paesi dell'Europa, molta Francia, molta Spagna, molta Germania. ITS è sicuramente un primo passo che permette agli studenti di avere una visione un pochino di insieme, quindi è un primo passo per avvicinarsi molto di più al mondo del lavoro e quindi è un po' un trampolino di lancio. La collaborazione fra Bema Elettrico 80 e ITS è una collaborazione che nasce diversi anni fa, secondo me è una collaborazione che ha dato risultati importanti, concreti, in quanto prima di tutto è una delle aziende fondatrici dell'ITS e quindi partecipa nei momenti più importanti dell'anno anche alle attività gestionali dell'ITS, quali la selezione dei candidati e nonché agli stage di fine anno
che vengono fatti sia alla fine del primo anno che del secondo anno. Costruire queste due aziende in queste bellissime colline reggiane, dove fino a pochi anni fa esisteva solo una cultura contadina. Io credo che ci sia solo una cosa che funzioni in questo mondo, ed è quella che tutti i giorni stiamo trasferendo ai nostri ragazzi. Qualsiasi cosa si faccia, io invito sempre tutti ad abbandonare le 3 I e usare solo le 3 A. Se uno riesce ad abbandonare l'invidia, l'ipocrisia e l'indifferenza e usare amore, ancora amore per quello che sta facendo, il risultato arriva.